Altubaldi di Recanati non ci si annoia mai. Ancora una gara pirotecnica dei Leopardiani di Federico Giampaolo che battono in rimonta 3-2 il Chieti dopo essere stati sotto di due reti. Recanatese che accorcia ora le distanze rispetto alla coppia di testa, Notaresco Matelica, e con 27 punti ancora a disposizione torna a credere nel primo posto. Per i neroverdi abruzzesi che hanno proclamato il silenzio stampa, classifica da brividi con il penultimo posto da evitare assolutamente. Tante assenze in casa marchigiana, Ruzier e Raparo squalificati, Nodari infortunato, tanti giovani in difesa per i locali che scendono in campo con quel 4-4-2 che a Giampaolo non piace perché penalizza soprattutto Borrelli. Modulo speculare per i teatini che dopo 2 minuti e mezzo sbloccano con Sarrizzu, bravo ad approfittare di una grossa ingenuità difensiva dei padroni di casa. La Recanatese fa fatica a riorganizzarsi, non riesce mai a superare una linea di passaggio, quindi a Titone e a Palmieri i palloni arrivano con molta più fatica. Chi sembra essere in giornata è Pezzotti che assieme all'altro esterno Senigallesi e ad Esposito che alla fine realizzerà una doppietta di testa risulterà tra i migliori in campo. Ma prima della scossa la truppa di mister Giampaolo sarà costretta a capitolare una seconda volta. Borrelli sbaglia l'appoggio favorendo il contropiede ospite. Bacigalupo sgroppa sulla destra, traversone per il piattone di Sivilla. È il minuto 37. Per la Recanatese una mazzata, ma i giallorossi trovano subito la rete che dimezza lo svantaggio. L'assist è di Jelo, il gol di Palmieri. Il tecnico dei Leopardiani capisce che bisogna tornare al 3-5-2 con cui chiuderà la frazione di gioco. Nella ripresa subito dentro Lauria al posto di Jelo, sistemando il discorso degli under, richiamando Marco Antognini per il classe 2000 Sprecacè in porta. 90 secondi e la Recanatese trova il pari. Tutto nasce dagli sviluppi di un calcio di punizione in cui mettono lo zampino Pezzotti, Lauria e Borrelli. La pennellata è per la testa di Esposito. Da questo momento in poi è tutta un'altra partita. È tutta un'altra Recanatese che inizia a fraseggiare con eleganza il centrocampo, creando anche interessanti situazioni di pericolo. Partita ribaltata al decimo. Anche in questo caso il gol nasce sugli sviluppi del calcio piazzato, battuto da Borrelli. L'assist però è di un monumentale Pezzotti, l'incornata del capitano Esposito. 3-2 è vetta della classifica più vicina. Il Chieti sparisce letteralmente dal campo. I cambi non daranno quella spinta in più agli abruzzesi, che rischiano di subire la quarta rete in almeno 3 circostanze. Clamorosa la traversa colpita su punizione da Pera, entrato poco prima al posto di Palmieri. Gara che termina con i giallorossi a festeggiare con i propri sostenitori, neroverdi che si mordono le mani per aver gettato alle ortiche una partita che si era messa in discesa. Eravamo in grande emergenza perché la linea difensiva erano tutti ragazzi under, Jelo, Dodi, Esposito, Monti, per cui eravamo in grande difficoltà numerica, però alla fine l'abbiamo spuntata, secondo me, meritatamente. Abbiamo preso il primo gol, c'è stata una leggerezza da parte di Davide, mi dispiace che siamo andati subito sotto, però poi la squadra penso che ci abbia creduto sempre, no? Alla fine poi il secondo tempo mi sono messo 3-5-2 per avere superiorità numerica a centrocampo. Infatti la squadra è andata molto meglio, anche perché dove questa squadra si identifica meglio su questo modulo di gioco che stiamo portando avanti dall'inizio del campionato. Ed era una partita importante. Certo, 2-0 sotto non è assolutamente facile, però poi, come dico sempre, questa squadra quando si risveglia da uno stato, diciamo così, tra virgolette, comatoso, poi riesce a fare grandi prestazioni e a vincere la partita. Molto bene in fase difensiva sulle marcature preventive. Avevo chiesto ai ragazzi di non forzare le giocate, di giocare palla, perché prima o poi avevamo occasione di fare gol. Devo fare complimenti, se me lo permettete, a Giaccaglia, che è entrato con grande personalità, ha dato ordine alla squadra. È un giocatore che non sta giocando molto, però è un grande professionista. Anche lo stesso Lauria, che bisogna andare avanti così. Noi dobbiamo continuare fino alla fine, perché il campionato, dico sempre, è ancora lungo, può succedere di tutto. Non dobbiamo assolutamente mollare, soprattutto dobbiamo crederci perché ci sono 9 partite, sono 27 punti. Per esperienza vi posso dire che fino all'ultima giornata questo campionato si giocherà. Perché conosco questi campionati, il Notaresco che ha fatto un grandissimo campionato era fisiologico che potesse perdere un po' di punti, per cui bisogna, ripeto, abbiamo il dovere di crederci fino alla fine per una nostra anche dignità.
Ai ragazzi dico sempre che qui è una società modello, per cui io conosco gli altri campi e società di Serie D che non è assolutamente facile, per cui devono capire che questa società è una società che può aspirare a tanto. Hanno tutto i ragazzi, c'è bisogno di una risonanza, la fanno sul giorno dopo, ci abbiamo strutture, abbiamo competenza, abbiamo, gli stipendi sono pagati puntualmente. Di conseguenza devono capire che questa è una società dove bisogna lavorare sodo perché hai delle garanzie che in altre società non hai.